The New Stories. La tua informazione libera. Scopre un tumore a febbraio e muore in sole 3 settimane. Carmen Sciuto aveva 41 anni ed era madre di un ragazzo di 14 anni. Un dramma improvviso. La madre di Carmen racconta che la figlia aveva solo una leggera tosse. Ma dopo un controllo è emerso il cancro, che l'ha consumata rapidamente. Era dimagrita e tossiva solo un po', ma chi non ha mai avuto sintomi simili d'inverno? Dice la madre di Carmen ha il resto del Carlino. Un dramma senza spiegazione. Carmen ci ha lasciati in meno di 3 settimane, aggiunge la madre, che ora si prende cura del nipote 14enne. Ilse Maria Meyer, la madre, descrive le ultime settimane. Abbiamo ricevuto la diagnosi lo scorso venerdì, carcinoma ai polmoni e linfoma al collo e all'addome. Mia figlia era sotto stretto controllo e non ci aspettavamo un declino così repentino. Carmen trascorreva molto tempo all'estero come animatrice. Avevamo festeggiato insieme le vacanze di Natale e stava bene. Poi ha cominciato a dimagrire e a tossire. Tutto è precipitato rapidamente. Inizialmente i medici sospettavano la tubercolosi, ma poi gli esami hanno confermato il tumore. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.